Ebbene sì, la Panasonic GH6 è finalmente realtà, si è fatta attendere per un po' di tempo, ma questa notte, beh, dipende insomma da quando guardate questo video, è stata annunciata appunto da Panasonic finalmente l'erede della già gloriosa GH5 e quindi la nuova ammiraglia micro 4 terzi appunto di casa Panasonic. Le caratteristiche? Vogliamo vedere velocemente di cosa si tratta? Certo. Prima di continuare però, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo. Vi invito, se dovete fare un acquisto su Amazon, uno qualunque, per qualunque importo, a dare un'occhiata alla descrizione. C'è un primissimo link di Amazon, non vi costa nulla, mi supportate col canale. Ci sono altri consigli, insomma, per acquisti tecnologici, fotografici, trovate tutto in descrizione, descrizione che non è messa lì a caso, dateci appunto un occhio. Ci sono anche i miei canali Instagram e i miei canali Telegram di offerte giornaliere su Amazon, dateci un occhio. Partiamo da un punto di vista estetico. Sono cambiate diverse cose, alcuni pulsanti sono stati spostati, migliorati, è stata ottimizzata anche l'ergonomia, ma sicuramente quello che salta di più all'occhio è questo nuovo pulsante frontale rosso, che non è altro che un pulsante di registrazione utile per chi fa vlog, chi comunque registra di fronte all'obiettivo e quindi si trova in condizione di voler premere un pulsante direttamente dal punto insomma di registrazione, quindi soltanto allungando la mano. Una cosa molto molto comoda che ci fa capire quanto Panasonic punti sul video per una fotocamera del genere. Mi auguro comunque che un pulsante del genere possa essere riconfigurabile e comunque disabilitabile, perché nel momento in cui andiamo a utilizzare la fotocamera non per registrare un vlog o comunque per registrare dei propri contenuti, questo pulsante potrebbe anche essere soggetto ad accidentali pressioni, ma è probabile insomma che Panasonic ci abbia anche già pensato. Il display da 3 pollici è stato rivisto, piccolino, perché comunque rimane piccolino, ma è stato rivisto nel senso che tra la scelta di mettere un orientabile e un basculante, in Panasonic hanno deciso di fare tutte e due le cose. Praticamente è un display completamente orientabile, come siamo abituati in alcune fotocamere, ma è anche basculante di qualche grado, quindi ci dà la possibilità di tirare fuori il display e poterlo utilizzare a mo' di pozzetto, nel momento, simile pozzetto naturalmente, nel momento in cui dobbiamo registrare o dobbiamo scattare, stando dietro ovviamente alla fotocamera. Ma dietro al display e lateralmente possiamo intravedere una cosa molto interessante, che è un trend che probabilmente si consoliderà in determinate ammiraglie di molte case, cioè delle feritoie di areazione che praticamente non fanno altro che far fluire fuori il calore generato dal processore e dal sensore, spinto fuori da una ventola. Sì, perché questa fotocamera ha una ventola interna, poi bisognerà vedere la rumorosità quando si attiva. Queste sono cose che poi soltanto al lato pratico di utilizzo si potranno in qualche modo capire, ma il trend è questo, cioè per illimitare il numero di minuti di registrazione, ecco che è necessario raffreddare i componenti che scaldano di più, e anche in questo caso Panasonic ha scelto di infilarci dentro una bella ventola. Parlando poi appunto di processore e di sensore, ecco, allora, il sensore è un LiveMOS da 25,2 milioni di pixel e il processore è un Venus Engine, che in combinazione questi due elementi ci danno la possibilità di ottenere da questa fotocamera caratteristiche veramente impressionanti. A partire dai 75 fps con otturatore elettronico, velocità che oggi come oggi veramente è incredibile, e si fa fatica anche a pensare un eventuale utilizzo per questi 75 fps, poi 12 stop, anzi più di 12 stop in vlog e più di 13 stop con una modalità chiamata Dynamic Boost Range. Panasonic inoltre assicura la pressoché totale assenza di rolling shutter.
Il sensore è stabilizzato su 5 assi e tanto da garantire, quantomeno quello che dichiara Panasonic, tanto da garantire 7,5 stop di compensazione. Ma naturalmente lo stabilizzatore non serve soltanto a compensare, ma c'è una modalità di composizione, cioè in poche parole potremo scattare a mano libera una foto composta da 8 immagini da 100 milioni di pixel. Anche questo è un trend che si vede in molte fotocamere con una più che ottima stabilizzazione. Ma vediamo poi a quello che è il clou della fotocamera, cioè la sezione video, che è davvero impressionante. Parliamo di una risoluzione massima di 5.7K ProRes in HQ, che è utilizzabile soltanto su schede CF Express, e anche in modalità anamorfiche da 5.7K 60p 420 a 10 bit, cinema 4K 422 a 10 bit, 4K 120 bit 420 a 10 bit, HFR in Full HD 240p 422 a 10 bit, ma in modalità VFR riusciamo ad arrivare ad un massimo di 300 FPS, numeri veramente da capogiro. Inoltre anche un 4K 422 in ProRes HQ e un ProRes Full HD 422. Inoltre l'output può essere simultaneo su in HDMI 4K 422 10 bit 60p. Da notare che il vlog è integrato fin da subito nella fotocamera. La sezione audio è anche interessante perché parliamo tramite accessorio di una registrazione su 4 canali audio. Ed ecco un'ennesima caratteristica di questa fotocamera che ci fa capire il fortissimo orientamento video. Disponibile da marzo, il prezzo è di 2.199 euro. Se ordinate entro aprile avrete in omaggio un Alexar CF Express del valore di 299 dollari da 128 giga, che non è male effettivamente se preordinate. Qualche commento a caldo? Sì, qualche commento lo facciamo ben volentieri. Allora, devo dire che Panasonic sta spingendo bene, molto bene, con dei prodotti fortemente orientati al video, e si sa che la battaglia del micro 4 terzi è aspra, è dura, e mettersi a competere con medio formato, che comunque starà per arrivare, full frame, nonché APS-C, purtroppo hanno reso alla fine il sistema micro 4 terzi un sistema fotografico di nicchia, molto di nicchia, con ovviamente in maniera giustificata con delle caratteristiche che purtroppo ne fanno effettivamente un sistema minore, oltre ad altre caratteristiche, ad esempio la portabilità e l'economicità anche degli obiettivi, che invece ne fanno ancora un sistema abbastanza vivo. Però Panasonic sa bene che scontrarsi con dei colossi che oramai stanno puntando sul full frame, ma anche altri colossi che stanno spingendo molto bene i sistemi APS-C, è molto difficoltoso. Quindi perché non fare una mossa che fino ad oggi ha pagato veramente bene? Ecco, allora non facciamo altro che spingere le nostre fotocamere come delle ottime fotocamere, ottime per usare un eufemismo, destinate a chi vuole fare video tutto sommato senza compromessi. E mi sembra che i presupposti ci siano, perché se devo valutare una ammiraglia e spendere più di 2000 euro pensando di, come dire, di farci fotografia, probabilmente mi oriento altrove. Pensando invece di sfruttare le caratteristiche video, ecco che qui diciamo il discorso cambia, e questa fotocamera mi sembra che segua abbastanza bene i passi delle fotocamere precedenti, che evidentemente, se siamo arrivati alla sesta generazione di successo, ne hanno avuto. Brava Panasonic, vediamo insomma anche cosa ne sarà poi delle varie recensioni eccetera, perché fino adesso abbiamo soltanto letto sulla carta e le principali caratteristiche. Poi ovviamente ce ne sono moltissime altre che però probabilmente saranno sviscerate in recensioni, però una fotocamera veramente molto molto interessante, lungamente attesa e probabilmente anche in maniera giustificata. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo. Vi ricordo che se volete supportarmi col canale
in qualunque modo dovreste in qualche modo insomma acquistare su Amazon quello che volete, qualunque cosa, ci sono link sotto in descrizione, il primissimo link vi apre Amazon, non mi costa assolutamente nulla, mi supportate col canale, ci sono altri link con dei consigli che potrebbero essere veramente interessanti, quindi dateci un occhio, i miei canali Telegram li fate giornaliere su Amazon, i canali Instagram, insomma date un occhio alla descrizione che non è messa lì a caso, noi naturalmente ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.